Buongiorno bikers, mi presento Akira, la mia R125 del 2009, è stata, che è ancora mia, la mia prima moto sportiva. Mi è stata regalata dai miei genitori a 16 anni, dopo aver superato l'esame di terza superiore. Sono molto soddisfatto di questa moto perché, anche se è un 125 quattro tempi, deriso da molti per le sue prestazioni che non sono paragonabili a un due tempi a piena potenza, però ho tante storie da raccontarvi. Questa moto ne ho passate di molte e ogni volta che ci penso mi emoziono. E che dire, ve la presento. Diciamo che, come vedete, ho fatto un po' di personalizzazione per quanto vabbè, guarda, vabbè, classico specchietti, frecce, portatarga, manopole, contrappesi, leve, freno e frizione, regolabili e snodabili. Antirottura, come vedete, vabbè, le gomme sono un po' consumate perché vabbè, queste qui adesso sono reduci da una giornata in pista a Castelletto, che non so se vedrete il video prima o dopo questa presentazione. Adesso vedrò un attimo cosa fare, dipende un po' dall'editing, dal tempo che ho. Allora, ora questa qui è la prima versione perché adesso il nuovo modello è stato modificato la parte frontale, hanno montato delle forcelle rovesciate al posto di queste qui tradizionali, che se effettivamente quelle rovesciate fanno la loro porca figura, cioè sono più belle, sono più racing, fanno più sportivo, danno più, diciamo, segno e sintomo di solidità sulla ruota anteriore. E mi sembra che sì, anche una presa frontale qua per l'aria, il nuovo modello. Mentre mi sembra che non abbia la pinza e la pompa del freno Brembo. Mi sembra che abbia Nissin Tokiko, non mi ricordo. Comunque ne so che non ha più Brembo, l'hanno tolto, la mia roba mollata lì a caso. Vabbè, gente che fa jogging con sto caldo, vabbè, anche se c'è un po' di venticello, adesso parte il mio copritarga stiloso, vabbè, uno straccio cazzo di cane. E come sto dicendo, altre modifiche che ho fatto nel nuovo modello, mi sembra che sono le pedane, sia del passeggero sia del pilota, che mi sembra siano in titanio, alluminio, roba del genere, sono un po' più bellini da vedere. Pregi di questa moto, allora, parlando di un quattro tempi, comunque sia paragonabile al due tempi, sempre legale, diciamo così. Prego, ricordo a tutti che se ripotenziate il due tempi, piena potenza, eccetera, eccetera, siete fuori legge, perché superate 15 cavalli, eccetera, eccetera. Diciamo che i consumi costano veramente poco. Dipende sempre dall'andatura, ma anche se siete sempre a stack, comunque sia, consuma sempre meno del due tempi. Manutenzione inferiore al due tempi, anche se il quattro tempi, quando si rompe qualcosa, costa di più, diciamo, metterlo a posto. Il problema è che è arrivarci a rompere quel qualcosa, perché comunque sia una moto molto solida, cioè non ha questi questi grossi problemi. Il due tempi è più probabile che si rompi qualcosa, un po' più tirato, un po' più, anche se comunque si è lasciato il due tempi configurazione legale, quindi 15 cavalli, anche lui è abbastanza affidabile. E che dire, come pregi questa moto abbiamo il peso, anche se per un fatto meccanico
composta da più parti, quattro tempi, quindi è più pesante per forza di cosa, e mi sembra che anche il telaio non sia in alluminio. Questo mi sembra che sia in acciaio il telaio e le forcine in alluminio. Siamo su di serie, siamo sui 140 kg, intorno a quella cifra lì. Ora Akira pesa, mi pare, sui 130 circa, perché vabbè, scarico eccetera, l'ho levato il portatarga che è un braccio enorme così, diciamo che un po' di chili li ho tolti. Anche gli specchietti, mamma mia, gli specchietti originali erano una cosa oscena. Un pezzo di metallo e non so, plastica e vetro, che sarà pesato 2 kg l'uno. Osceno veramente, i pezzi originali sono così, niente da fare. Modifiche portate alla moto, oltre a quello, diciamo, dal punto di vista estetico, vabbè, che vi ho già elencato prima, vabbè, lo scarico completo, Arrow in titanio con il fondello in carbonio, molto bello. Ora poi farò un altro video dove vi farò sentire il sound di questo Arrow con DB Killer e senza. Molto bello. E filtro, centralina e la chicca qua dentro, parte frontale, un airbox maggiorato in carbon Kevlar, che mi ha dato un po' di problematiche perché assieme allo scarico eccetera e il filtro, la carburazione, l'iniezione della moto, il rapporto stechiometrico, cioè la miscela tra benzina e aria che serve per la combustione, era troppo magra e mi ha dato un po' di problemi. L'ho risolti mettendo la centralina e regolandola, tutto lì. Mi ha messo a posto tutto. E non si vede, o meglio, sì, si vede di qua. Sì, da questa parte qua, non so se le vedete. Spero che si veda dalla GoPro questo cavo, questo filo grigio metallizzato, l'accostato, praticamente un tubo freno in treccia, anche questo qua, posso dire che qua si vede meglio. Questo qua è una modifica che ho fatto, diciamo che ho migliorato un po' l'impianto frenante e devo dire che ha dato ottimi, ottimi risultati. E, oltre a questo, ho montato anche le pastiglie freno, blu dietro e rosse davanti. Che ricordo a tutti che le rosse non sono quelle sportive, sono per un utilizzo stradale un po' più spinto, tra virgolette. Molti ecco, si vedono di qua, quelle rosse, le associano il rosso al racing, non è così. Rosse servono praticamente per un utilizzo stradale, un po' più spinto. Le ho portate anche in pista e per prestazioni dell'R125 vanno più che bene. Non ha molto senso andare veramente su componentistica molto molto spinta, almeno per l'utilizzo che faccio io, cioè un utilizzo sia sportivo, qualche volta in pista, sia stradale, anche perché le pastiglie puramente sportive su strada non si scaldano abbastanza, di conseguenza non frenano come si deve. E oltre a quello anche un olio dei freni DOT 4 della Brembo, cioè quello classico, cioè un DOT 4. Questo della Brembo è un po' più sportivo, ha un punto di fusione, diciamo, adesso mi sembra che si dica così, punto di fusione un po' più alto, mi sembra sia 270 275, adesso non mi ricordo più, gradi, centigradi o roba simile. Passiamo ai difetti. Ecco, i difetti delle moto. Allora, so già che molti hanno 4 tempi, già quello è un difetto. Ho capito. Sinceramente io il 4 tempi lo preferisco il 2 tempi per un semplice motivo: il 2 tempi o si è sempre a stecca o proprio non va avanti, cioè nel senso non vi dà quella spinta ai medi e ai bassi che possono essere utili, soprattutto nelle curve eccetera. Queste gomme veramente le ho mangiate bene, però a destra, anche se devo dire che a destra faccio sempre un po' più fatica, sì, di qua l'ho mangiata tutta, qua no. Vabbè, stavo dicendo, praticamente devo dire che il discorso difetti e il 4 tempi per me, ora come ora, nel XXI secolo, diciamo che
preferibile rispetto al due tempi. Due tempi consuma troppo, più facile che si rompa, sì, dà più emozioni per quanto riguarda le prestazioni, ok, ma a questo punto conviene allora prendersi un due tempi e farlo solo esclusivamente da pista. Perché è fattibile, cioè non c'è confronto al quattro tempi per quanto riguarda, non so, l'andatura. Uno va lì, si fa un giretto dove tiene una media di tra gli 80 e 90 all'ora, tranquillo, giretti sui passi, eccetera, impara tranquillamente. Ho sentito dire che con i quattro tempi non si impara ad andare in moto. Questa non è, cioè, non ha nessuna base scientifica, non ha senso questa frase. Boh, sono anni che vado in moto e devo dire che non è vero, che non mi ha dato problemi, anzi, essendo in quattro tempi, ha un funzionamento più paragonabile alle cilindrate grosse, perché secondo me sono tutte e quattro tempi le moto. Che bello, eh? Un difetto da darci. Allora, bene. Agli alti mura tantissimo, probabilmente sì, un 125 quattro tempi mura, anche se ai medi devo dire già di serie tanta roba, cioè per essere un 125 va molto bene, in uscita di curva ti aiuta molto, ovvio che come tutte le centrate piccole bisogna fare le curve con la marcia giusta, una marcia più alta, una marcia più bassa. Marcia più bassa significa che come raddrizzate la moto aprite, singhiozzo perché non va avanti, cioè, no, singhiozzo, scusate, se è troppo bassa vi trovate sul limitatore, eccetera. Se è troppo alta invece singhiozza perché chiede di scalare, non c'è niente da fare, le accendate piccole sono così. Altro difetto, ecco, per me io ho un 44 di piede, sì, questi stivalozzi. Se io guido con ad esempio guido in pista, a volte c'è per abitudine anche di farlo su strada, ormai la mia abitudine, di guidare con le punte sulle pedane, con il tallone tocco qua. Ecco, sarebbe stato un po' più bello, magari un po' più arretrato, o magari un po' più alte, diciamo. Questo magari metterlo qua e sarebbe stata la morte sua, almeno mi risolvevo questo problema. Voi direte, vabbè, lo togliamo e via, facciamo il monoposto. Sì, me l'hanno detto in molti, però io lo utilizzo anche su strada, e farla monoposto, magari caricare qualcuno dietro, no? O l'amoroso può caricarlo dietro, non ci sta mai. Difetti, le gomme di serie fanno schifo. Io ho montato queste Bridgestone BT39, che le reputo le migliori per quanto riguarda questa moto qua, o con queste centrate 125 e 50, reputo le migliori. Nel frattempo gente che arriva, che disturba mentre faccio i miei vlog, la presentazione di Akira, grazie signora, va bene. Altri difetti non mi vengono in mente, ragazzi. Altri difetti sono, aspetti, sai, difetto enorme. Allora, per quanto riguarda il telaio, ci siamo. Gran telaio, bel forcellone, ok. Il problema di ciclistica è derivato dalle sospensioni, cioè forcella anteriore e mono ammortizzatore posteriore. Un po' troppo morbide, ok, va bene per un utilizzo stradale, tranquillo, appena voi iniziate a alzare un po' l'asticella, iniziare un po' a tirare, vanno un pochino in crisi, vi vanno giù troppo, il mono a volte saltella un po'. È da migliorare, infatti nell'R125K l'interno della forcella viene completamente sostituito, mentre il mono originale viene buttato e cambiato con uno completamente regolabile. Lo so, teoricamente ho parlato con un
con una Yamaha mi hanno detto che in teoria l'R105 doveva uscire già col mono regolabile nel precarico, quindi un mono già un pochino migliore rispetto a questo. Il problema è che al lancio hanno montato questo perché per un discorso di mantenimento dei costi un po' più bassi, e quindi niente, ce lo siamo preso nello stoppino. E che ci volete fare, beh? Niente mono regolabile nel precarico per lei. Niente ragazzi, adesso vi ho presentato a grandi linee, poi ovviamente nei prossimi video, nei prossimi motovlog avremo modo di avrete modo di conoscerla meglio. Bella Kira YZF R125 del 2009. Sono innamorato molto di questa moto, anche se ho 26 anni e non, sinceramente non mi lamento del fatto di andare in giro col 125 e non me ne vergogno, nel senso, cioè, per me è una grandissima moto, va benissimo per imparare, se ne trovano usate in buono stato, bene come questa, sinceramente, forse in tutti questi anni che è uscita ne avrò viste due in vendita messa così bene, molte altre un pochino da riparare, magari carene, scivolatine di qua di là, a volte sono un po' troppo pasticciate per i miei gusti, però bisogna vedere un attimino. Ne ho viste dai 1000 euro fino ad arrivare ai 3500-3800 euro, le più belle, tenute perfette con pochi chilometri. Comunque Akira, quanto cazzo sei bella. Già, mio primo amore, bellissima. Niente ragazzi, vi saluto, vi chiedo per cortesia di lasciare un mi piace, di condividere il video, commentare qua sotto se volete farmi domande riguardo a Kira, guardo qualsiasi cosa su questo video, e niente, mi raccomando iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!